Oggi lanciamo un'iniziativa molto interessante, vorrei dire divertente, se l'assessore la presidente sono d'accordo, utilizzerei questa parola, un'iniziativa molto divertente, si tratta della festa della musica. La festa della musica, come sapete, è nata nel 1982 a Parigi e da 32 anni circa viene celebrata ogni anno in tutta Europa. Quest'anno, il 21 giugno, dalle 6 di sera alle 24, tutti coloro che vorranno iscriversi, suonando, cantando a Roma, potranno farlo liberamente in tutte le strade, in tutte le piazze, gli spazi che vanno dalle accademie, le ambasciate, le librerie, gli istituti di cultura. Sarà sostanzialmente una città in musica, la vera festa della musica. La città sta proprio nel fatto che tutti possono aderire liberamente. Suonatori, cantanti professionisti o amatoriali, persone incontrate o meno, si può ricimentarsi. L'importante è iscriversi sul sito Festa della Musica Roma.it entro le 24 del 19 giugno per poter essere registrati, poter avere un kit di partecipazione che comprende la spilletta delle locandine. E tutto questo è fatto attraverso una collaborazione con altre istituzioni, come l'IVA e la SIAE, anche per riuscire a semplificare la procedura di pagamento di quelle che sono le tasse che si devono pagare alla SIAE. Sono molto semplificate e anche sensibilmente più basse. Parliamo di 5 euro per la musica che viene suonata in strada da piccoli gruppi, 149 euro per eventi pubblici. Quello che abbiamo voluto fare è proprio aprire la città alla musica, in qualunque forma. È quindi un modo con il quale i cittadini possono vivere la città, possono viverla in maniera diversa, possono partecipare tutti anche liberamente a fruire della musica. Non ci saranno biglietti di ingresso, non si dovrà pagare nulla, si dovrà ascoltare ovunque e chiunque. Una cosa molto particolare che vogliamo lanciare è una sorta di flash mob musicale. Alle 21 e 21 tutti si fermeranno e canteranno assieme Solaria. Questo è il nostro benvenuto all'estate, è il nostro benvenuto a musicisti, professionisti e non. E ringrazio oggi anche alcune persone che hanno iniziato a esibirsi, dalla scuola di Carpatella, ragazzi che abbiamo incontrato prima, studiano per le professioni, sono tutti circa 40, come dicevano i professori, oggi ce ne sono circa una decina. Hanno iniziato a suonare qui sotto i portici, probabilmente se vogliono possono fare anche un'altra piccola esibizione. Ringraziamo Nicola Project che ci hanno allietato mentre entravamo. Sentiremo poi ancora un altro musicista. Paolo Motta, che ascolteremo anche della conferenza stamattina. Ripeto, quello che vogliamo fare è qualcosa di estremamente semplice, consentire a tutti di vivere la città in un modo diverso. Spero che la cosa vi piaccia, vi invitiamo a strada e a we'll be right back.